via Costa, angolo Corso del Popolo, l'ingresso principale della zona. Zona che prima si chiamava Macae, questa si chiama ancora Macae, però adesso tutti se la sono dimenticata come Macae. Prima c'era qualche timore a venire qui, adesso invece è diventato un luogo di passeggio, che mi fa molto piacere. L'intervento, questa era una strada che saliva per parcheggiare le auto e andare in centro, a due passi da qua. Adesso è diventata una zona completamente pedonale e soprattutto verde, adesso andremo a vederla. È diventata pedonale con l'aiuto dei cittadini, altrimenti non saremmo riusciti a farla diventare pedonale, perché a un certo punto le proteste sono state molte, soprattutto da parte dei commercianti, che non sono molti ma comunque sono come sempre agguerriti. Invece le proteste sono state sedate, perché fin dall'inizio siamo riusciti a come coinvolgerli, quindi quando è stato un momento nel quale eravamo più deboli, l'amministrazione era più debole, i cittadini hanno fatto gioco forza del loro coinvolgimento. L'idea è quella di da un lato portare avanti il verde e portarlo fino alla strada principale, fino a Corso del Popolo, approfittando del fatto che la sezione stradale qui era di circa 25 metri, quindi abbiamo potuto trasformarlo in un boulevard. Qui c'è un triplice filare alberato che arriva fino al Corso del Popolo, e quindi tutta la città di Mestre si accorge della dotazione di verde. La scelta dei materiali, allora, che sono tipici di un giardino più che di una zona strettamente urbana, sempre pietra si parla, però allora è più rude, è più rustica, abbiamo usato il legno laddove c'è il verde, e allora il legno diventa va a sottolineare per esempio i plateatici dei negozi e soprattutto dei bar, che adesso diventano come dei posti molto accoglienti e molto utilizzati. Fra l'altro, dopo l'entrata dopo la fine dei lavori, allora tutti si sono accorti, anche i bar che prima protestavano molto, si sono accorti che gli incassi aumentano, quindi adesso sono tutti contenti, e non capita tanto spesso. Il monitoraggio c'è anche come dell'intervista fatta a diversi soggetti che sono stati selezionati appositamente, tra cui gli users, quindi gli utilizzatori della zona. E sta emergendo per esempio che la zona viene riconosciuta come il parco del Corso del Popolo. Allora, ancora non è il parco di Altobello, però intanto si sono accorti che c'è un parco in Corso del Popolo, quindi questa che era una zona che nessuno voleva abitare, adesso è diventata una zona di riferimento per la città. Questa pietra che ha questo grigio, no? Un cupo, e poi utilizziamo il calcestruzzo colorato per costruire come le trame geometriche che mi orientano a diverse parti dell'edificio. Poi il calcestruzzo ci aiuta molto, per esempio, anche per soddisfare un comodo accesso per i portatori di handicap. L'edificio che è il primo che è stato realizzato, se ne sono previsti altri due che sono più a sud, è stato realizzato al posto di 110 alloggi. C'erano 10 edifici dell'ex demanio, edifici che erano completamente abbandonati, e quindi erano uno dei motivi per il quale questo luogo veniva riconosciuto come Macae, come pericoloso, perché era questi edifici vuoti veniva praticato lo spaccio piuttosto che la prostituzione, e quindi veniva sentita come una zona per questo pericolosa. Poi c'è un altro intervento di edilizia della Presidenza della Repubblica che invece abbiamo salvaguardato, perché era più importante dal punto di vista storico e architettonico. E abbiamo scelto di abbattere e di vendere queste aree sostanzialmente per due motivi. Il primo è perché vi è la necessità di viera, e abbiamo capito quanto è stato utile la necessità di costruire una mescolanza più rilevante, quello che i francesi dicono mixité,
Qui oltre a questi interventi di edilizia residenziale pubblica ce ne sono molti altri, complessivamente ci sono circa 600 alloggi qui di edilizia residenziale pubblica, quindi ne abbiamo sacrificato una parte per, come dire, portare classi sociali diverse all'interno del quartiere. Allora, è servito certamente per la mescolanza sociale, quindi per, come dire, aumentare la mixité. Non va negato, noi l'abbiamo fatto anche per questo, chiaramente, ci servivano delle risorse per pagare tutti gli servizi che abbiamo previsto dentro il contratto di quartiere e quindi abbiamo posto a gara questo intervento prevedendo sostanzialmente un equilibrio del bilancio economico complessivo con le entrate della vendita delle aree. Ma dentro la riqualificazione la cosa ci è andata particolarmente bene perché abbiamo venduto questa prima area e rispetto al nostro preventivo abbiamo incassato il 50% in più, quindi non è stato necessario vendere le altre due, ce la siamo presi con comodo. Poi è crollato il mercato edilizio, però noi eravamo coperti con le spese e abbiamo realizzato tutti i servizi che erano previsti. Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dove il peso della qualità del progetto valeva il 50% e l'offerta economica l'altro 50%. In questo modo abbiamo, come dire, potuto giudicare più progetti perché dovevano fare una proposta, i diversi progettisti insieme con le imprese, e alla fine ne è uscito un intervento che è certamente, come dire, adatto al luogo da un lato e di qualità io ritengo buona, ecco. L'anima di Altobello è lui, è quello che ha rotto le balle all'inizio, no, per fare il contratto di quartiere ed è anche, come dire, il soggetto che ha guidato, che ha messo assieme le persone, no, che è fondamentale, no? Ed è riuscito, come dire, a costruire una piattaforma, no, a cui l'amministrazione, il contratto di quartiere è riuscito a rispondere, a contrattarla fino all'ultimo e poi a, come dire, a pretendere che vada realizzata e eseguita come richiesto. E questo pretenderlo per tre diverse amministrazioni non è, non, ecco, quello è l'elemento di grande forza. E la stampa è stata utile da questo punto di vista. Il fatto di avere un buon rapporto con la stampa è, come dire, è stato molto influente nei confronti della pubblica amministrazione e così si è potuto tenere la continuità. Un'esperienza non positiva di più perché è sempre stata la partecipazione di qualsiasi scelta che è stata fatta, la partecipazione della cittadinanza. Quindi quello che abbiamo scelto, su elaborazione dopo dei grandi architetti come Mauro, che ci spiegava certe cose, perché siamo passati da ignoranti a questo, però noi davamo lo spunto, cosa che volevamo, sul quartiere. Difatti, l'esperienza è stata positiva. E dopo la tenacia di andare sempre avanti, essere rompiballe, e avere un buon rapporto sempre con l'amministrazione prima, che c'è un rapporto di stima, amicizia e anche lo scopo di portare a termine i lavori, diciamo, perché non è in quanto trovare persone che è veramente, effettivamente il politico che vuole ottenere qualcosa per dove amministra, che gli ultimi anni è proprio veramente difficile. Come dire, lo snodo tra il grande viale che abbiamo realizzato e il parco che era esistente. Lo snodo proprio è quella Spino di Giuda, che è uno degli alberi secolari della provincia di Venezia, quindi è un albero che ha più di 130 anni. Come dire, e anche gli alberi possono diventare dei soggetti sui quali costruire diciamo, i nuovi luoghi. In una zona in cui i soggetti sono rarefatti, anche il monumento vegetale può diventare un elemento da valorizzare. E la valorizzazione c'è come attraverso questo ingresso, no? L'ingresso al parco, che però diventa, essendo un parco, un luogo di gioco. Allora abbiamo messo questi 8 zampilli che funzionano casualmente. Per lo più sono spenti e quando funzionano però diventano un momento di attrazione per i bambini. Adesso con tutte le direttive del smog europee che vengono fuori qua a nuovo, finalmente si è trovato, dicomi, e tu da dire a quei che secondo, anzi, così è preferenziali, ti è traffico, ti va a tirare fuori. Certo. Allora, ti vedi che sei un cane che sei mai a coda che parla, Sì, ma è dopo brugnaro, parlo no, sei da dire.
L'altra zona del contratto di quartiere, quella nel quale è stato riqualificato gli edifici di edilizia residenziale pubblica che erano esistenti e sono stati realizzati dei nuovi servizi, tra quali questa, l'asilo nido e la ludoteca a servizio dell'intero quartiere e questa area verde. L'area verde e l'edificio che era diroccato è stato ceduto dai proprietari di questa area che hanno a loro volta costruito un edificio e questo è completamente dentro il contratto di quartiere ma completamente realizzato su iniziativa privata. Loro hanno ceduto l'area gratuitamente e gli edifici che era un grezzo sostanzialmente e con le risorse che sono derivate dalla vendita dell'area che abbiamo visto prima abbiamo potuto realizzare questi nuovi servizi che sono stati richiesti a suo tempo dalla cittadinanza, quindi dei servizi sostanzialmente per i giovani, no? E per i bambini. È servito, dopo lo vedremo anche nell'altro intervento, è che come dire, l'edilizia sociale è uno strumento per riqualificare l'intero quartiere, allora i fondi per l'edilizia sociale non vanno solo all'edilizia sociale, ma innescono un processo di riqualificazione e rigenerazione complessivo dell'intera area. Quindi i servizi possono abbattere una parte dell'edilizia sociale per fare diversa residenza, con quello che ricavo posso fare nuovi servizi e allora la città come ne acquista, quindi quelle risorse che pure sono dell'ex Gescal, in realtà come dire danno un ritorno per l'intera parte di città. Questo è un po' il senso del lavoro che abbiamo fatto. Il materiale è sempre lo stesso, però vedi la costruzione delle geometrie stavolta puntano agli elementi principali. Allora questa e anche la pubblica illuminazione sta puntando a quello bianco, no? che è in realizzazione, che è il centro civico. Allora il centro civico diventa un po' il perno della prospettiva di questa della strada riassestata. Sì, noi come dire non ci tenevamo a arrivare fino al canale, no? che c'era chiaramente, ed è però da quando è stato interrato l'ultima parte Piazza Marche è un po' sottotono. Questo che era prima il canale principale di accesso dalla terraferma a Venezia, adesso è, come dire, ci si è dimenticato che c'è qui, era pieno di pianti infestanti. In realtà basta poco, basta solo grattare quello che c'è per capire la bellezza di questi luoghi. Ed è quello che abbiamo fatto, abbiamo tolto sostanzialmente le piante infestanti, abbiamo messo un po' di stabilizzato legato, un po' di legno, quindi con una spesa minima e questo è diventato un posto accogliente, diventa come dire l'affaccio all'acqua di Via Costa, diventa un posto dove stare, dove venire a passare e fare due chiacchiere.